Aggiornamento importante, la procura va avanti. Ci hanno scritto che è stato aperto un fascicolo processuale relativo alla nostra segnalazione. Hanno pure ringraziato per le informazioni fornite. Così Silvia Bragagni, una delle componenti del gruppo di Facebook Vergogna E45, annuncia nel gruppo stesso l'apertura dell'inchiesta da parte della procura aretina sulle voragini che ormai da anni tempestano l'arteria. Il gruppo, nato proprio per protestare giustamente sulle condizioni dell'arteria viaria, annuncia con soddisfazione questa decisione della procura, che si basa sulla documentazione fornita dai cittadini. 1.700 le firme raccolte, insieme a materiale documentario che nero su bianco, con tanto di foto e video, racconta le varie disavventure e soprattutto i seri danni subiti dagli automobilisti. I cittadini puntano il dito principalmente sugli ultimi 2 anni di lavori. Adesso la procura dovrà scoprire come mai il tratto toscano della superstrada versi nelle stesse fatiscenti condizioni, nonostante i 22 milioni di euro spesi per la sua manutenzione. L'esposto in procura era stato presentato nell'ottobre scorso, poi una delegazione di cittadini venne ricevuta a fine gennaio dal procuratore Roberto Rossi e adesso, tramite un'email, la comunicazione ufficiale che inizieranno le indagini con l'apertura del fascicolo. Sono stati 2 anni di lavori continui e praticamente l'ANAS aveva stanziato anche un sacco di fondi per accomodarla. E in pratica è stata riconsegnata a luglio e alla prima pioggia già c'erano delle voragini. Poi praticamente il primo ottobre, 2 ottobre, si è aperta una voragine ancora più grande. E praticamente 11-12 macchine ci hanno rotto i cerchioni, ci ha rotto le gomme, insomma danni grossi. È andata bene che nessuno ha avuto un incidente, fino a che si rovina la macchina, dispiace, ma quando invece a rovinarsi sono le persone è una cosa differente. E è andata bene invece che non si è verificato nessun altro tipo di evento. Però la gente è veramente tutta scocciata. Allora si è pensato, scusa, ma se questi lavori che hanno fatto li hanno fatti bene, perché dopo appena un mese siamo di nuovo da capo?